da componente di questa società civile, dire grazie con profondo e proprio con un profondo sentimento ai carabinieri, in particolare al mio comando, la stazione carabinieri di posto, al capitano che presiede la zona, per la loro salerzia, attenta analisi dei fatti, hanno saputo individuare i colpevoli e così saranno perseguiti come giusto per legge, non solo nel rifondere il danno, ma per quelle che sono le azioni procedurali penali che da questo atto che ne scaturiranno. Quindi un ringraziamento sentito da tutto il territorio, da tutta la popolazione, soprattutto da tutti i postesi, perché è uno sgarbo alla nostra collettività.